Torna invece stasera l'appuntamento con Giro Marcando. Vediamo allora dove ci porta Lara Gentilucci. Siamo in provincia di Pesaro Urbino, in una fortezza militare, la più storica della regione Marche. Siamo a Mondavio. Dall'anno 2003 il comune viene riconosciuto dal Touring Club Italiano con la bandiera arancione, marchio di qualità turistico-ambientale per l'entroterra marchigiano. Mondavio sorge su di un colle, a circa 20 km dal mare Adriatico, da cui si può benissimo vedere il Monte Catria e il Monte Nerone. Il paese si trova tra due fiumi marchigiani, alla destra del Metauro e alla sinistra del Cesano, proprio al centro delle rispettive vallate. Fa parte della comunità montana del Metauro. Mondavio, con i suoi colori e le sue mura, ci racconta una storia suggestiva, dove il protagonista è la rocca roveresca, risalente alla seconda metà del 400 e ancora oggi in ottimo stato. Il mastio ad otto facce domina la maestosa fortezza e si collega ad un camminamento, protetto da un torrioncino che porta ad una massiccia torre semicircolare, unita con un ponte al rivellino d'ingresso. Le sale interne conservano ancora oggi, per la maggior parte, la pianta originale e sono attualmente utilizzate come spazi espositivi e museali, tra cui un'importante armeria. A Mondavio, insieme alla storia del territorio, si raccontano anche eccellenze enogastronomiche. Interessante e curioso, il tour da fare tra i vigneti con un'auto militare storica e una visita alla cioccolateria più grande della provincia. Un viaggio nel territorio che ben si lega anche alle realtà limitrofe, grazie al progetto Itinerari della Bellezza. Sì, Itinerari della Bellezza è il progetto che Confcommercio di Pesaro Urbino ha realizzato per promuovere alcune località della nostra provincia con le quali il Confcommercio ha una convenzione per la gestione dei servizi culturali, museali e turistici. Quindi Mondavio insieme a Pergola, Sant'Angelo in Vado, Fossombrone e alcune realtà museali del comune di Urbino. Mondavio dal 1° gennaio di quest'anno ci consente di promuovere questa splendida località che è l'esempio, uno degli esempi più belli nella nostra provincia, nella nostra regione, di borgo medievale, un borgo veramente intatto con le sue mura, con questa rocca roveresca che è uno degli esempi più belli dell'architettura militare italiana, direi che rappresenta forse meglio di altri la qualità delle Marche, queste colline straordinarie, dolci, degradanti verso il mare che si vede, mare di Fano, insomma, che si vede dalla rocca di Mondavio. Ecco, queste sono le Marche. La bellezza delle Marche trova a Mondavio una esemplificazione plastica, direi.